Spieghiamo cosa sono le ESCO. Allora, innanzitutto buonasera. Le ESCO sono delle società nate volontariamente sul territorio nazionale in virtù di un decreto legislativo del 2004. E in buona sostanza sono l'anello di congiunzione tra l'impresa e il legislatore. Quindi la ESCO in buona sostanza cosa fa? Va presso le imprese, individua degli spazi di efficientamento energetico possibili e realizzabili nello stabilimento del cliente, li quantifica, propone eventuali soluzioni tecniche per efficientare l'azienda, lo stabilimento. Qualora l'impresa intenda poi realizzare queste efficientamento del proprio stabilimento, si trova di fronte a due strade: o pagare di tasca proprio, quindi fare l'investimento, oppure affidarsi alla ESCO, la quale, se crede nella bontà della natura dell'intervento, può mettere il denaro e venire remunerata con un piano di ammortamento biennale dell'investimento realizzato. Una volta realizzato l'investimento, la ESCO poi fa una cosa molto importante, quindi redige la pratica e fa la domanda al legislatore, che in questo caso è il GSE, che è l'ente che eroga i titoli di efficienza energetica, altrimenti chiamati certificati bianchi, li domanda, li chiede, parte la fase di misurazione, diciamo che dura un anno per consuntivare questo risparmio energetico, presenta al legislatore, quindi al GSE, le misure. Il legislatore, una volta approvate queste misure, eroga i certificati bianchi, quindi li eroga alla ESCO, che li incassa nel proprio conto titoli. La ESCO poi vende questi certificati nell'apposita borsa, e quindi a cui la ESCO ha accesso, ovviamente essendo un operatore, incassa i certificati e remunera il cliente, quindi restituisce al cliente finale quota parte di questo introito, di questi certificati bianchi che vengono poi venduti. La quota parte che viene restituita al cliente finale viene quantificata in base anche a quanto la ESCO ha investito in termini di tempo, personale, misure, pratiche e tutto quanto a sostanza. Oppure la ESCO, se ha messo il denaro e ha fatto l'investimento, trattiene in toto la totalità di questi certificati bianchi che vanno a remunerare l'investimento. Ecco, in particolare dove si riesce a far risparmiare le aziende? Ma oggi i campi di intervento macroscopici sono essenzialmente luci, quindi la parte di neon, tante aziende hanno ancora luci vecchie, e ovviamente esistono imprese che fanno andare le luci anche 16-24 ore, quindi per tutto il giorno e tutta la notte, quindi lì più le luci funzionano, più generano inefficienza, quindi è meglio efficientarle. Quindi questo generalmente è il campo di intervento più comune. Poi ci sono aziende che hanno motori elettrici, quindi sul motore elettrico va messo un inverter, l'inverter regola i giri del motore, quindi riduce gli spazi di inefficienza. Aria compressa, quindi un altro spazio dove abbiamo molta inefficienza. Quindi questo dal punto di vista elettrico, diciamo che questi sono i primi tre interventi che si possono quasi sempre applicare, perché tutte le aziende hanno luci, hanno motori elettrici e hanno aria compressa, quindi il manifatturiero diciamo che ha questi tre elementi. E poi invece un po' più complicato, ma che dà in buona sostanza anche maggiori risultati di efficientamento, è tutta la parte termica. Però nel processo produttivo non sempre il manifatturiero ha una parte termica, quindi non sempre ha vapore piuttosto che acqua calda. Anche lì, quando abbiamo processi produttivi dove è coinvolta anche questa parte, quindi acqua calda piuttosto che vapore, si possono fare efficientamenti notevoli, ben più elevati che non sull'energia elettrica, in buona sostanza. Questi sono i campi di intervento, e anche le coibentazioni, quindi rifacimento di coperture piuttosto che sostituzione delle vetrate e coibentazione dei tamponamenti. Questi sono i campi oggi più comuni, estendibili dalla piccola, veramente piccola impresa artigianale fino alla impresa media, senza entrare troppo nello specifico. Poi più le aziende crescono, più abbiamo consumi importanti,
più si va nell'ottica di efficientare proprio le presse piuttosto che i macchinari, i forni. Ci sono gli interventi molto particolari che vanno fatti su aziende che hanno consumi molto più elevati in buona sostanza. Quindi spero di averle dato un'ottica generale, un inquadramento così corretto ed efficace.